è arrivata la GoPro Hero 9, eccola qua, ed è arrivata anche la custodia protettiva per andare oltre la profondità dei 10 metri garantita dalla GoPro senza custodia. Nella confezione, scusate, troviamo la custodia per i 60 metri e poi uno sportellino che è aperto dietro, e quindi questo consentirà di fare delle riprese proteggendo la macchina, naturalmente non in immersione ma in zone magari dove si vuole proteggere la videocamera dalla polvere, da schizzi, così, da spruzzi, eccetera. Permetterà, sostituendolo a quello invece subacqueo, di gestire poi i controlli per via del touchscreen. Quindi adesso vedremo la nostra GoPro Hero 9. La apriamo dalla parte inferiore della scatola e, come vediamo, è cambiato il tipico imballo GoPro precedente, che prevedeva una parte qui trasparente in plastica e la parte di cartone nella parte inferiore della scatola. Adesso abbiamo invece questa parte di cartone e poi questa confezione semirigida, che è ottima per trasportare la macchina e che possiamo qui vedere l'imballo. C'è ben poco, abbiamo il cavo di ricarico USB tipo C, anche qui c'è la vite per poterla connettere con il suo supporto tipico GoPro. Abbiamo solo un aggancio curvo, quindi per un casco, e poi abbiamo la batteria, che è la nuova batteria da 1720 mAh e si contraddistingue, oltre che per questa base di colore blu, anche per la parte superiore che è dello stesso colore. Naturalmente si distingue anche per le dimensioni, poi vi faccio vedere il paragone con la batteria della Hero 8. E qui dentro abbiamo invece la macchina, la Hero 9, che è piuttosto grandina se paragonata alla Hero 8, poi la vedremo in un paragone che farò. Adesso monto la batteria e la schedina che hanno mandato assieme alla macchina, e quindi poi vediamo di analizzare qualche piccola novità. Ho inserito la batteria e la scheda SD e adesso provvediamo all'accensione con un tasto che finalmente è facilmente riconoscibile. Ecco che la macchina si è accesa e parte la schermata, diciamo, di presentazione, dove adesso chiederà qual è il linguaggio. Noi cerchiamo l'italiano, ecco qui, italiano, bene. E acconsentiamo alle varie note legali e adesso dice: installa la GoPro app sul telefono per completare la configurazione. Lascia accesa la GoPro Hero 8 e 9 affiancate. Vediamo che le dimensioni della 9 sono maggiori rispetto a quelle della sorella Hero 8. Ciò è dovuto al fatto che è stata adottata una batteria di maggiori dimensioni, che adesso poi vedremo. Le due macchine si contraddistinguono perché, a parte che la 9 è maggiore, ha uno schermo anteriore molto più grande rispetto a quello della Hero 8, che ricalca quello dei modelli precedenti e che serviva e serve solo per dare le informazioni sulle impostazioni della macchina. Quello della 9 serve invece anche a poter vedere l'immagine che si sta riprendendo. Per quanto riguarda i pulsanti, diciamo che sono nella stessa posizione. Questo vano, che sembra un vano che vediamo nella parte inferiore della Hero 9, non è né uno sportellino da aprire e nemmeno una presa per quanto riguarda altre opzioni, eccetera. È solamente la parte che copre un microfono che è inserito in questa parte della GoPro, che pare abbia una funzione di migliorare la resa dopo che la GoPro è stata in immersione senza case, naturalmente, quindi per smaltire meglio, drenare meglio l'acqua.
Poi per quanto riguarda invece il pulsante, vediamo che quello della Hiro 8 è praticamente invisibile, quasi liscio rispetto al fianco della videocamera, quindi difficilmente individuabile con le dita, mentre quello della Hiro 9 sporge ed è molto più facile quindi da individuare e da azionare. Dall'altra parte abbiamo gli sportelli che sono relativi al vano batteria, alla scheda SD e alla presa USB Type-C, tipo C, e quindi non presentano, tranne le dimensioni, nessun tipo di novità. Nella parte superiore i due pulsanti, cioè il pulsante, scusate, di attivazione della ripresa o della fotografia, e quindi basta. Naturalmente la cosa che adesso vi mostrerò e che è importante nella GoPro Hero 9, la prendiamo subito, è la possibilità di rimuovere la lente anteriore. Come sappiamo, la GoPro Hero 8 era priva di questa possibilità, che invece c'era nella Hero 7. Infatti vediamo che il profilo della lente è molto più basso rispetto a quello della Hero 9. La Hero 9 stavolta, con una semplice rotazione che non rompe le dita delle mani, si può togliere e quindi lascia intravedere la struttura portante, che è di metallo, non più di plastica, e questo permetterà di sostituire questa lente in caso di rottura, ma anche di adoperare con estrema facilità dei filtri. Già ci sono in commercio i filtri Neutral Density ND della Polar Pro, credo, e ci saranno anche di altre ditte eventualmente, e poi la lente Maxi della GoPro stessa, che consentirà delle riprese ancora più d'effetto, che abbiamo visto nei promo, cioè dire che se il soggetto ruota rispetto a ciò che ha dietro, quindi rispetto all'ambiente, l'ambiente resta orizzontale, resta fisso, il soggetto ruota liberamente, con un effetto che è veramente notevole, molto, molto coreografico, diciamo. Questo per quanto riguarda l'estetica. Adesso prendiamo la batteria e vediamo di vedere le dimensioni. Ecco le batterie a confronto. Abbiamo qui sulla destra la batteria della GoPro Hero 8, a sinistra quella della GoPro Hero 9, e come possiamo vedere le dimensioni sono molto diverse. La GoPro Hero 9 ha tra l'altro un altro elemento di distinzione, che è questa parte superiore di color blu, così come la parte inferiore, che nelle due ha la stessa colorazione, però vediamo appunto che la misura delle due batterie è nettamente diversa. Quella della Hero 8 è di 1220 mAh, quella della Hero 9 è 1720 mAh. Questo perché deve chiaramente sopperire alla maggiore richiesta di energia da parte di una macchina che ha delle funzioni di software praticamente avanzate, molto avanzate rispetto alla precedente versione. Poi ha da gestire lo schermo anteriore, che come abbiamo visto è quello che ci consente di vedere il soggetto che viene ripreso, e poi c'ha anche la necessità di gestire i 20 megapixel delle foto. In effetti il sensore è stato portato a 23,6 megapixel, e poi 5K a 30 o 25 fotogrammi al secondo per quanto riguarda le riprese video. Quindi questo ha comportato l'esigenza di una batteria più generosa di proporzione e di capacità. E quella della Hero chiaramente 8 non è compatibile, anche se è compatibile con le batterie o con i corpi macchina della Hero 7, 6 e 5. E veniamo adesso a noi subacquei, cioè dire quello che ci interessa è come portare la nostra GoPro Hero 9 a profondità superiore ai 10 metri, perché loro ci dicono che fino a 10 metri è impermeabile, quindi si può portare così come la vediamo qui, mentre se vogliamo andare più profondi abbiamo bisogno di una custodia. Questa è la custodia originale, la Super Suite della GoPro Hero 9, che assomiglia moltissimo a quelle delle GoPro precedenti. C'è il pulsantino di sblocco e poi si apre. La novità
eclatante, se vogliamo, di questa custodia è che finalmente, nonostante ci sia la lente della GoPro che è rimovibile, così come avveniva per la Hero 7, lì bisognava svitare il coprilente ed era molto più difficile perché opponeva una grande resistenza prima di poter inserire la macchina dentro la custodia, e come ho detto mille volte questo ci faceva perdere l'impermeabilità in caso di allagamenti. Qui invece, come vediamo, si inserisce perfettamente così com'è, quindi con tutto il copriobiettivo, e la nostra videocamera è pronta. Un'altra cosa che voglio dire su questa custodia è che appare il riquadro dell'obiettivo identico a quello della custodia della Hero 8. E non abbiamo, sì, dalla backscatter il flip 8, quindi il sistema che consente di montare i filtri colore e la lente macro della backscatter, però sulla custodia della Hero 8. Ecco, la notizia buona è che questa custodia con questo riquadro è identico, il riquadro, a quello della Hero 8, per cui chi avesse comprato il flip 8 può adattarlo alla custodia della Hero 9. Diciamo anche che può adattarlo alle custodie delle videocamere precedenti, perché queste sono di dimensioni maggiori, per cui il backscatter ha provveduto a fornire, assieme al sistema flip, degli spessori che permettono di adattare la cornice ai riquadri delle vecchie custodie, per cui c'è un'adattabilità all'indietro. Ecco, mentre chi ha un flip 4-5 non può adattarlo alle custodie della 8 e della 9, può avvenire il contrario. Adesso naturalmente vedremo che poi possibilmente anche Inon farà un sistema per adattare la lente Inon grandangolare a questo tipo di custodie e di videocamere, ma questo ancora non è dato sapere. Ebbene, alla luce di quel po' che abbiamo detto, per quanto riguarda noi subacquei, la domanda che mi è stata fatta subito sin dall'inizio è stata quella di dire: ma allora dobbiamo o conviene fare l'upgrade dalle macchine precedenti a questo nuovo modello oppure no? Bene, io dico questo: sott'acqua, come ho ripetuto mille volte, i valori delle videocamere in generale si appiattiscono, cioè dire, una GoPro anche di vecchia generazione, come può essere una Hero 3, 3 Plus, per non parlare della 4 e via dicendo, sono più che sufficienti. Naturalmente in questo momento, se vogliamo aggiornare la videocamera e arrivare ad un prodotto che sia moderno ed efficiente, io punterei per la Hero 7, perché la Hero 7 ha delle qualità di ripresa veramente notevoli, ha una stabilizzazione che, seppur non paragonabile a quella della Hero 8 e della Hero 9, perché qui abbiamo l'HyperSmooth 3.0, lì abbiamo l'HyperSmooth 2, però devo dire che il suo lavoro lo fa, e lo fa egregiamente. Il vantaggio è che intanto in questo momento il suo prezzo è sceso con l'avvento della Hero 8 e della Hero 9, per cui si trova, credo, a meno di 250 euro sul mercato, e poi ci sono delle custodie in alluminio di diverse aziende che permettono di portare la macchina a profondità notevoli, hanno chiaramente una protezione maggiore rispetto a una custodia in plastica, e permettono tra l'altro di adattare i vari aggiuntivi, a parte le lenti macro e i filtri, anche la lente Inon, il grandangolare. Per cui in questo momento, a livello di ripresa subacquea, per chi ne fa quindi un uso prettamente subacqueo, direi che il massimo della convenienza è andare su una Hero 7 Black, perché la Hero 7 c'era anche in versione Silver e White, ma stiamo parlando qui della Hero 7 Black, che ha queste caratteristiche cui accennavo prima. Quindi il target dovrebbe essere Hero 9 per chi vuole avere una macchina completa e deve fare anche delle riprese professionali in esterna, mentre per chi usa al 99%, al 90%, all'80% la macchina per le riprese subacquee, va bene, a mio avviso, la Hero 7, perché offre maggiori accessori in questo momento. Questo è quanto.